O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. L'inno è a pagina 32. Santo questo luogo, santo dei santi.
Salmi sono a pagina 21. Custodita dal Signore,
in vano veglia il custode. In vano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare, mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà i suoi amici nel sonno. Ecco, dono del Signore sono i figli, e sua grazia il frutto del grembo. Come frecce in mano a un eroe, sono i figli della giovinezza. Beato l'uomo che piena ne ha la faretra. Non resterà confuso quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli, amen. Chiunque vi pregherà con fede, otterrà da Dio quanto domanda. Della creazione del mondo, per trovarci al suo cospetto, santi e immacolati nell'amore, ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi. Secondo il beneplacito del suo volere, all'ode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo figlio diletto. In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere, il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Ne
nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito, per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Allora si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca dell'alleanza. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Il perdono di Assisi. Siamo a conclusione di questi due giorni così davvero pieni di grazia e di sorpresa. Tanti fratelli e sorelle che sono voluti ritornare in questo luogo di grazia, perché qui hanno fatto l'esperienza del perdono, della misericordia, dell'incontro con Dio. Il nostro cuore non può che essere pieno di gratitudine, noi come comunità di frati, i volontari che ci hanno aiutato. Il perdono di Assisi, il Vangelo del perdono. Il perdono non si improvvisa, il perdono non è uno sforzo. Il perdono è un frutto maturo di un incontro, dell'incontro con l'agnello risorto che ci dice questa lettura dell'Apocalisse. È l'incontro e il frutto maturo di questo Signore risorto che ha il potere di cambiare la vita, ha il potere di rigenerare la vita, di farla nuova, di portarla a pienezza e a compimento. Il tempo si è compiuto grazie all'agnello immolato, il Signore risorto. Anni fa, quando ero un giovane frate in formazione, venne un amico gesuita, un amico di frati più adulti di me, Silvano Fausti, quale ora è in cielo, e lui disse proprio questo in un incontro di formazione. Disse: voi siete i custodi della Porziuncola, ma di più, voi siete i custodi dei miracolati del confessionale. I miracolati del confessionale, perché voi vedete la grazia in azione. E poi disse questa frase che mi si è stampata nel cuore, nella mente, disse: se amare è come generare un figlio, perdonare è come risuscitare un morto. Il perdono fa proprio questo, fa esattamente questo grazie all'agnello immolato.
Francesco di Assisi, quando fa questa esperienza di misericordia su di sé, quando si accorge che lui vive di misericordia, non la può tenere. Nessuno che ha un dono così importante, se è veramente un dono, non può essere solo per te. Ogni dono ha questa caratteristica della reciprocità. Non puoi tacere di più, la tua vita non può non essere strumento di grazia, strumento che racconta la bellezza di un dono ricevuto. Francesco Giovane aveva colto molto bene che cos'è il peccato. Lo dice, lo racconta nel Testamento e lo sa bene che il frutto, il salario del peccato è la morte. Allora Francesco, che ha conosciuto le tenebre nel cuore, Francesco che ha conosciuto il peccato, Francesco che ha conosciuto quel girone del male che c'è spesso dentro di noi, è colpa sua, no, è colpa di Adamo, no, è colpa del serpente, no, è colpa di Dio. Quante volte anche noi forse siamo arrivati a colpevolizzare Dio, quel girone del male fino ad uccidere Gesù, il Redentore. Ma la bella notizia che arriva a Francesco, e Francesco non può che volerla comunicare a tutti. Tutti in paradiso non è nient'altro che il dono deve essere per tutti, non anni, anime. Perché? Ma perché è molto semplice. Perché quel giorno nel quale ogni anno, che è il cuore dell'anno, celebriamo la Pasqua, noi facciamo una scoperta meravigliosa, che il corpo del reato, cioè colui che noi abbiamo ucciso, non c'è più. Il sepolcro è vuoto. E se non c'è il corpo del reato, non c'è nemmeno il colpevole. Non c'è più il colpevole. Chi potrà accusare gli eletti di Dio, dice Paolo? Ha già giustificato Gesù Cristo benedetto. Non c'è più il corpo del reato, non c'è nemmeno il colpevole. Ecco perché Francesco non può non vivere da persona riconciliata e che vuole riconciliare tutti. Ecco il segreto della Porziuncola, il Vangelo del perdono. Allora ogni brigante diventa fratello, il lupo cattivo diventa un lupo felice, fino ad arrivare alla morte, che non è più morte nera, terribile, ma diventa sorella. Le persone riconciliate fanno pace con tutti, con Dio, con il creato, con se stesse, con gli altri. E che meraviglia, gli occhi di oggi di molti che, nonostante il caldo qui nel giardino, in continuazione hanno nuovamente bussato al cuore di Dio, e il cuore di Dio sorride per questo. Allora, da questo riconosceranno se vi amate fino a perdonarvi. È questo che ha scoperto Francesco. Da questo riconosceranno l'amore che avrete gli uni per gli altri, se vi amate fino al perdono, che è l'apice dell'amore. Francesco chiede questo dono alla Porziuncola, e il messaggio forte della Porziuncola è proprio questo: il perdono e la pace. Allora, in un tempo particolare dove continuamente la parola virus ci ricorda il male, ricordiamoci proprio questo: il peccato è virale, ma ricordati che la grazia è genetica. Il peccato è contagioso. Quante volte ci siamo giustificati perché abbiamo visto qualcuno operare il male? Beh, che male c'è? Questo è il peccato, come un virus che contagia. Ma coloro che hanno ricevuto il perdono devono ricordarsi che ciò che conta è la grazia dal giorno del nostro battesimo, rinnovata ogni volta nel confessionale. La grazia è genetica, è dentro di noi, e tu non lo puoi cambiare, il gene della grazia. Allora
a conclusione di questa festa e qualunque sia il tuo cammino, lasciati riconciliare sempre da Dio. Perdona e perdonati. Lasciati perdonare. Perdona chi ancora sta aspettando il tuo perdono e perdonati anche tu. Lascia che la misericordia guarisca la memoria. Quanti ancora dicono: mi può perdonare Dio, ma non riesco a perdonarmi io. E questo è un peccato di superbia. Tu sei più grande di Dio? Non è possibile. Allora, fratelli e sorelle, lasciamo scendere davvero la grazia di questi giorni e viviamola, perché non può essere Assisi il bel momento. No, lo stile del cristiano, dei figli di Dio, lo stile del discepolo, lo stile del battezzato è il perdono, è il perdono. E il perdono non è un sentimento, il perdono è una decisione, è una decisione, e a queste decisioni si arriva con un cammino, altrimenti rischiamo di dire: va bene, ti perdono ma non dimentico. Questo non è il perdono di Assisi, non è il perdono di Assisi. Il perdono è un frutto maturo di un cammino che prevede la lotta fino alla resa alla misericordia. E non dimentichiamoci mai, e lo dico con profonda gratitudine a tutti i frati che quest'oggi hanno dato come dei canali la misericordia di Dio, e a tutti coloro che hanno bussato al cuore di Dio: non dimenticarti mai, mai, che i santi nascono dal confessionale. I santi sono partoriti dal confessionale. Ci leviamo in piedi per il canto del Magnificat. Sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio.
disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Benediciamo Dio, Padre di misericordia, che nel suo Figlio Gesù Cristo, nato dalla Vergine, ha realizzato le sue promesse, superando le attese degli uomini. Acclamiamo, ti lodiamo, Signore, per la tua misericordia. Ti lodiamo, Signore, per la tua misericordia. O Dio, buono e paziente, che hai reso fecondo il seno della Vergine, fa che la tua parola, accolta da noi con fede, dia frutti abbondanti. Ti lodiamo, Signore, per la tua misericordia. O Dio, misericordioso e giusto, che hai scelto Maria tra gli umili e i poveri, donaci umiltà e povertà di spirito per attendere con fiducia la salvezza che viene da Cristo. Ti lodiamo, Signore, per la tua misericordia. O Dio pietoso e clemente, che su Maria e gli Apostoli hai effuso lo Spirito Santo perché nascesse la tua Chiesa, rendici tua Chiesa nel vincolo dell'amore con la forza del tuo Spirito. Ti lodiamo, Signore, per la tua misericordia. O Dio che agli uomini oppressi dalla violenza e sconvolti dalla paura hai mandato tuo Figlio come salvezza, fa che, stando presso la croce con la Vergine Madre, risentiamo viva e rassicurante quella sua parola: Figlio, ecco tua madre. Ti lodiamo, Signore, per la tua misericordia. O Dio di misericordia e di bontà, che ci hai concesso di celebrare nella gioia la festa del perdono, fa che sull'esempio della Regina degli Angeli, di San Francesco e dei nostri santi sappiamo ridare agli altri la stessa misericordia che tu ci hai donato. Ti lodiamo, Signore, per la tua misericordia. O Dio che hai incoronato Maria Regina del Cielo e l'hai resa mediatrice di grazia e di perdono, fa che i nostri fratelli defunti godano con lei la felicità eterna nell'assemblea dei santi. Ti lodiamo, Signore, per la tua misericordia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, cielo così in terra.
O Signore, Tu hai voluto che la Tua Santissima Madre Maria, innalzata al di sopra degli angeli, fosse qui per l'umile Tuo servo Francesco, dispensatrice di grazia e di perdono. La sua mediazione ottenga a noi, che ricordiamo la consacrazione del suo Tempio, la remissione dei peccati e la Tua sovrabbondante misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco, a conclusione di questa giornata, un grazie di vero cuore a tutti voi pellegrini che avete voluto condividere con noi, frati, che abitiamo qui alla Porziuncola, questa bellissima solennità del perdono. Un grazie particolare ai tanti volontari e alle forze di polizia che hanno reso possibile un'accoglienza più agevole di tutti voi, un'accoglienza quest'anno resa un po' difficile a causa dell'epidemia del Covid, ma con un po' di pazienza ce l'abbiamo fatta comunque, quindi ringraziamo il Signore. Ecco, il perdono è un dono meraviglioso che Dio ha fatto all'umanità per l'intercessione della Vergine Maria e della preghiera di San Francesco. Ed è un dono meraviglioso perché ha la capacità di rigenerarci, di rimetterci in carreggiata, di farci diventare creativi nel bene, portatori della luce di Dio. Ecco, chiediamo oggi al Signore, per intercessione di Maria e di San Francesco, di saper conservare la luce del suo perdono, perché possiamo insieme combattere ogni forma di male interno ed esterno e far mettere radici alla civiltà dell'amore che è tanto cara a Dio, perché tutti possiamo riconoscerci in Lui fratelli. Poi un augurio particolare a Padre Francesco Piloni, che ha presieduto questo vespro, per chi non lo sapesse è il nostro nuovo ministro provinciale che per un sessennio, ecco, governerà la nostra provincia di Frati Minori. A lui l'augurio di un sessennio creativo nel bene, sotto la protezione di Maria, con la forza dello Spirito Santo, e che possa veramente operare secondo il cuore di Dio. Auguri Francesco, buon cammino. E a tutti voi pace e bene. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Vi protegga la Vergine Maria, che ci ha dato l'autore della vita. Amen. A tutti voi, qui riuniti, per celebrare questa solennità, conceda al Signore la consolazione dello Spirito e la felicità eterna. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie.
Prendiamo i libretti. Ci date giusto una mano a prendere? Non ho avuto il tempo di togliere il calcio. Vi chiediamo di uscire dalla Basilica, grazie.